guarda, ti giuro che a me non me l'avevano detto. Poi dice, guarda, riserva il ristorante e bene, uno grosso, però non te lo potevo dire perché non lo sai. Stamani mi è successo, mi è arrivato i vari messaggi su vari giornali che ho d'Italia che mi arrivano la mattina le notizie. È arrivato uno e c'era scritto George Clooney in Sardegna per cercare una location. Quando ho visto George Clooney in Sardegna dico, cazzo, è proprio George Clooney, perché se sta in Sardegna a cercare una location per girare un film. Ieri, stamani, sapevo che dovevo arrivare con l'aereo qui. La città è sempre molto accogliente, la città piace, la città è accogliente e si presta, poi dopo le scelte vengono fatte in base a tanti fattori, no? Che non dipendono solo dalla bellezza e dall'accoglienza della nostra città. Loro sicuramente si trovano tutti molto bene quando vengono, perché noi riusciamo a farli vedere tutto, metterli a disposizione luoghi, palazzi, situazioni, quindi questo agevole. Loro arrivano qui tramite le produzioni, ogni poi sul territorio italiano, che chiaramente sanno di noi, con quali abbiamo rapporti, parlo io come diciamo assessorato sul quale abbiamo incentivato il cinema, abbiamo fatto una serie di rapporti e quindi per questo diciamo, arrivano, ci contattano e noi ci mettiamo a disposizione per fargli vedere la città, per rendergli possibile. Già oggi è venuto lui, ma loro sono la produzione, sono la terza già volta che viene qui sulla città, quindi abbiamo visto tutto, abbiamo visto palazzi, vie, strade. Sono molto, voglio dire che sta lavorando, veramente, sta lavorando e che sa chiaramente di essere molto noto, quindi quando deve lavorare, cioè noi ci siamo anche la, come si dice, la professionalità sta nel cercare di evitargli di trovarsi diciamo in una situazione con gente in modo tale che poi non riesce a fare il proprio lavoro, quindi cerca di avere un bassissimo profilo. Però è molto, una persona molto disponibile, molto carina, molto solare, molto gentile.